Salve a tutti! Oggi faccio un polpettone vegetariano, solo con verdure e formaggio. Dunque, quattro zucchine che andremo a tritare grossolanamente con una mandolina, una grattugia a forilalghi. Poi, questi sono, se avete delle sottilette vanno benissimo, io invece avevo della scamorza tipo provola silana e ho fatto delle fettine sottilissime. Devono essere più o meno 1,5 etti di formaggio. Prezzemolo grattugiato. Mettiamo poi il pan grattato quanto basta, sale e pepe quanto basta, 30 g di parmigiano grattugiato e 2 uova. Per prima cosa laviamo, spuntiamo e grattugiamo le zucchine. Ecco qua le quattro zucchine grattugiate. Ovviamente, come vi dicevo, io le ho grattugiate con questa grattugia a forilarghi, ok? Le asciugate bene bene perché altrimenti poi se no diventano, sono troppo acquose. Dopo che le avete lavate, asciugatele bene bene con uno Scottex, una carta assorbente, e poi le grattugiate. Ora uniamo le uova, il formaggio, il pan grattato, sale, pepe e prezzemolo. Le uova ovviamente le apriamo sempre a parte, sapete che io vi consiglio sempre di aprirle a parte e poi le mescoliamo. Perfetto, le uova le ho sbattute a parte, vedete? Ok, adesso le andiamo a versare nella nostra ciotola insieme alle zucchine. Voilà. Poi aggiungiamo il formaggio grattugiato, il sale, il pepe, il prezzemolo. E poi qualche cucchiaio di pan grattato. Ok, ora impastiamo il tutto. Perfetto, impastate tutto, vedete? Molto bello morbido. Io ho quel dosatore per il pan grattato, comunque un 3 cucchiai, poi vedete voi, deve venire bello compatto praticamente. Ok? Come quando si fanno proprio le polpette anche. Adesso intanto accendiamo il forno, così è già preriscaldato a 180 gradi. Ora prendiamo un foglio di carta forno e lo bagniamo e lo strizziamo. E poi ci serve uno stampo per plum cake, più o meno così. Come questo qua. Più o meno, vedete, forma rettangolare, lo rifilate un po' il foglio di carta forno e deve essere bagnato e strizzato, ok? Mettiamo ancora un po' di pan grattato sul nostro foglio di carta forno che andiamo a stendere così. Adesso prendiamo il nostro impasto e lo stendiamo su questo foglio di carta forno in forma più o meno rettangolare. Perfetto, vedete più o meno così un rettangolo. E poi adesso mettiamo le nostre fettine di formaggio. Ecco qua, se avete le sottilette vanno benissimo, poi se volete potete metterci anche del prosciutto cotto. Io perché lo faccio proprio vegetariano solo col formaggio, altrimenti mettete anche del prosciutto. Adesso pian pianino cerchiamo di chiuderlo a forma di polpettone. Perfetto, adesso mettiamo ancora un pochettino di pan grattato sopra, chiudiamo e lo mettiamo nel nostro stampo da plum cake. Voilà, vedete? Ora lo chiudiamo proprio con la carta forno. Facciamo un salamino. Ecco qua, chiuso nella carta forno, messo nello stampo per il plum cake, e adesso lo mettiamo al forno. 180 gradi forno statico per 45 minuti, 190 scusatemi, 180 gradi, 45 minuti, forno ventilato. 190 gradi, sempre 45 minuti, forno statico. Ok? Ecco qua, messo al forno. Ecco qua il nostro polpettone di zucchine appena sfornato. Adesso, piano piano, lo togliamo e lo mettiamo in un vassoietto. Ecco qua, messo nel vassoio, il polpettone di zucchine. Voilà, vedete? Viene bello morbidissimo, che si taglia soltanto con una spatolina. Ecco perfetto. Servono praticamente quattro zucchine, più o meno mezzo chilo. Alla prossima, spero che vi piaccia. Attendo i vostri like e i vostri commenti. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!